Lo sguardo si perde tra le floride pianure coltivate a grano, olivo, mandorle e pistacchi. Un piccolo promontorio sovrasta la vallata Nissena. Il paese di cui incrociamo le Guglie è Acquaviva Platani, un piccolo borgo fondato nel 1635 che ancora oggi conserva intatto tutto il suo fascino. Saranno i panni stesi sui balconi delle case, piuttosto che i vicoli lastricati che si diramano dalla piccola torre dell'orologio, ma qui si respira un'aria familiare. Gli abitanti vivevano della coltivazione della terra e delle limitrofe miniere di zolfo, due lavori pesanti che spinsero molti tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento ad emigrare. Arrivarono ai quattro angoli del globo, dalle Americhe all'Australia ed in tutta Europa. Mai dimentichi delle proprie origini, in molti tornano qui a trascorrere le estati per partecipare il 4 agosto alla festa della Madonna delle Grazie. E tutti hanno lasciato una testimonianza nel Museo dell'Emigrazione. Foto, documenti, persino le valigie con cui sono partiti, tutto è conservato con amorevole cura a testimoniare il valore della memoria. Poco più a sud, lungo un'unica diritta strada, si trova il comune più piccolo della provincia di Caltanissetta. Bonpensiere. Siamo a 290 metri sul livello del mare, l'aria è tersa e lungo il corso si incontrano i giovani del paese, sempre sorridenti. Accanto alla chiesa madre, in un piccolo giardino, la statua di San Pio da Pietralcina. Il paese è accogliente e riserva al turista un caloroso benvenuto, sia che si tratti di passare una serata con gli amici che di trascorrervi qualche giorno. In questo caso vi segnaliamo un profumatissimo agriturismo con tanto di piscina, annesso ristorante in cui gustare le specialità tipiche e confortevoli stanze arredate con gusto che sfoggiano nomi floreali. È piccolo Bonpensiere, ma è proprio il caso di dire che non manca nulla. Buon viaggio!